buongiorno dai Caraibi. Sto vedendo, sono stato molto impegnato in questi giorni a fare vari video, a presentare il progetto e tutto. E sto proprio una schifezza, mamma mia. Facciamo una cosa, oggi voglio iniziare anche ad andarmi ad allenare in palestra. Voglio far vedere anche com'è una palestra qui. Quindi accompagnatemi, va. Prima di tutto però mi devo aggiustare un attimo. Faccio proprio schifo, guarda sta barba. Adesso aiutatemi anche a scegliere il mio outfit per andare questi primi giorni in palestra. C'ho qua i vari prodotti della Prodis, i miei vari completi. C'ho questo qua blu, questo qua grigio, quello là rosso, questo qua verde militare. Sono abbastanza belli. E vi ricordo che sul sito della Prodis trovate tutti questi prodotti e tanti altri ancora bellissimi, tipo questa lampada. E aggiungendo il codice di sconto di Zapper, tutto mescolo e tutto attaccato, otterrete il 10% di sconto su tutti i prodotti presenti sul sito, più tanti prodotti in omaggio che magari vi faccio uscire qua di lato da qualche parte. Le spese di spedizione gratuite, eccetera eccetera. Il link lo trovate in descrizione. Adesso io penso che mi metto questo rosso o questo blu. Voi che dite? Quale preferite? Rimaniamo con il blu, va. Quindi quello dovrebbe mettersi così. Eccola qua. Penso che mi sta discreta. Andiamo ad abbassare un po' questa panza. Adesso vi faccio vedere com'è la palestra qui. Faccio vedere il bello della palestra. È una palestra super moderna, esagerata. Si può pagare anche al giorno. Andiamo a vedere, va, andiamo a chiedere un po' i prezzi. La palestra dove sto andando si trova all'interno di questo centro commerciale. Adesso vi faccio vedere, è grande pure questo centro commerciale, la palestra è nuovissima. Eccola qui, fortunatamente oggi non c'è molta gente, perché solitamente qui è pieno di gente. Io per questo sono già venuto a vedere e molto spesso mi è passata la voglia, perché era pieno, troppa gente. Adesso chiediamo se posso farmi fare un video. Comunque raga, la ceppa, c'è poca gente. È poca gente per questa palestra, perché solitamente è piena strapiena. Ma comunque ci sta abbastanza gente che si allena. Soprattutto dentro qua si vede che c'è molta molta gente che si sta allenando, sta facendo gli attrezzi. Ma vi faccio vedere, è enorme questa palestra. Il venerdì loro iniziano la festa. Quello è il fatto, che il venerdì loro inizia il weekend e si scassano proprio malamente. Adesso vediamo. Devo ancora domandare perché sta occupata la signorina. Comunque è bella, è nuova nuova. Entrati, tutto a posto. Esco un po' fuori perché c'è sempre musica qua, sempre reggaeton. La palestra è nuovissima, è gigante, voglio far fare anche un giro giù. Ho pagato solo per allenarmi oggi $5. Questa palestra è abbastanza costosa, mi sembra si paga $20 se vuoi venire tutta la settimana, $5 al giorno e $50 al mese. Questa palestra è costosa. Voglio far vedere un poco com'è. Questa è la zona esterna, quello è il centro commerciale, si chiama La Vela. Quella è la seconda parte, qua vedete c'è tipo il ponte di vetro che si attraversa. E questa è la palestra. Qua c'è quest'area tipo bar, perché dentro c'è pure il bar, adesso ve lo faccio vedere. Davvero bella, questa è per il corpo libero. Oggi vi ho detto è venerdì, per loro già è festa, inizia la festa. Là c'è il mare, le palme. E qua, ecco, qua sotto c'è quest'altra area, sempre per allenarsi a corpo libero. Vedete, ci sono gli anelli, le funi per arrampicarsi, fanno, le persone si allenano qua. E poi c'è anche il campetto qua di corsa per, diciamo, atletica leggera, dove vengono a correre. Qua alle 5 della mattina già vengono un sacco di persone a fare i corsi, qua ad allenarsi, a fare i pesi. Ma vi faccio vedere un po' dentro, vi faccio fare un giro e vediamo di iniziare ad allenarci. È tutto nuovo, questo è il bar, l'area bar. Si sente la voce. Questa è tutta l'area cardio. È enorme, un'area cardio enorme. Qua tutti gli attrezzi sono tutti nuovi, tutti Panatta. Non ha... I Panatta si usano pure in Italia, mi sembra che pure sono italiani. Qua c'è la sala spinning, spinning room. Tutti gli attrezzi, eccoli qua, nuovi, nuovissimi. Là c'è l'area per, diciamo, allenarsi nelle arti marziali, cose. Qua altri attrezzi, questo è per le gambe, l'area delle gambe. Fatto bene. Qua da quest'altra parte ci sono gli spogliatoi e questa è l'area pesi normale. Adesso mi alleno un po', raga. Devo ricominciare. Allora fammi vedere se trovo l'area per fare gli addominali, una panca, qualcosa. Fammi vedere se trovo. C'è una panca qua semplice. È molto bella, super attrezzata. Almeno io ne ho girate parecchie in Italia di palestre e così belle non le ho mai trovate, così attrezzate, così nuove. Fammi vedere se trovo una panca. Devo cercare una panca per fare gli addominali, G. Qua è tipo discoteca praticamente questa palestra. C'è la musica fortissima, reggaeton esagerato.
ragazze esagerate. Comunque è difficile allenarsi, è difficile allenarsi e già mi sono stancato perché sto riniziando. Adesso facciamo un poco questo. Allora, come avete visto e sentito, la palestra ha delle musiche protette da copyright troppo forti. Ci ho messo quel pezzettino quando facevo gli addominali, ma non so se anche lì mi darà un copyright. YouTube non dà pace a nessuno, ti strike ogni cosa. Comunque ho fatto un allenamento base di risveglio muscolare, perché erano circa 3 mesi che non toccavo niente e non volevo rischiare di danneggiarmi qualcosa. Molto semplice, ho allenato quasi tutti i gruppi muscolari, giusto per riscaldarmi, e poi tra una settimana, 10 giorni, comincio a fare una scheda a gruppo muscolare dedicato. Questa poi invece è la scena di come ho fatto la copertina. Sono andato sulla spiaggia e ho alzato il tronco di una palma. Vabbè, adesso continuiamo. Allora raga, appena finito di allenarmi, là c'è la palestra, vediamo. Opa! Avete visto, è bellissima. Penso di avervi tagliato abbastanza cose perché c'era una musica troppo forte, è tipo una discoteca qua questa palestra. Non lo so se verrò qua, anche perché durante la settimana qua c'è pure Reebok. Qua durante la settimana c'è troppa gente. A me piace allenarmi in maniera più tranquilla. Il costo non importa, sono $50 più o meno, ci siamo, una bella palestra. Però ce ne sono altre più economiche dove si sta più tranquilli, io preferisco. Ma io voglio far vedere qua, è la zona di dove si mangia. Qua la chiamano feria della comida. Qua ci sono tutti i ristorantini, le varie cose. Guardate com'è bella questa, diciamo, questo spiazzo. Là pure c'hai il panorama, se metti a fuoco c'è un hotel gigante. Questo è il centro commerciale, vi ho detto, qua è tutto. Qui vi potete vedere, ci sono i vari McDonald's, Full Pizza, non ho idea di cosa sia, Urban Pasta, Subway, là dietro c'è Subway. E ci stanno anche le altalene, se vi volete sedere e mangiare alle altalene. C'è il signore lì che sta facendo musica dal vivo con il violino. Cibo messicano, Mexican food, eccolo qua, Subway. Guardate com'è bello quel Catrina. Che bello il logo, mi piace. Una bellissima grafica. Vabbè raga, comunque noi ce ne andiamo a mangiare. Ah, il sushi pure, bonsai sushi. Adesso ce ne andiamo a mangiare da qualche altra parte. Vi faccio vedere, perché devo recuperare le calorie bruciate. Guardate il panorama, questo è uno dei pochi centri commerciali che ha tutte queste finestre, è super luminoso. Perché in generale i centri commerciali, tu quando entri non devi sapere che ore sono, non devi vedere che fa notte, devi rimanere nel centro commerciale il più tempo possibile. Invece guardate qua che vetrate, quanta luminosità c'è in questo centro commerciale, che sole. Vabbè raga, adesso devo andare a recuperare le calorie che ho bruciato in questi pochi minuti. Come promesso, dopo la palestra veniamo nel nostro ristorantino preferito, il ristorantino di Gigino il Zozzuso. Guardate che bello, c'è sopra una pianta di mango, quella è una pianta di mango. Hola. Ecco, questo se l'avete visto sul canale, sui video già di Sognando i Caraibi, ci sono reel, ci sono varie cose. Ne ho già parlato varie volte, questo è proprio bello, fanno tutto quanto qua dentro, cucinano e se magna, tutto qua. Purtroppo stavamo affamati, soprattutto io ero famelico e mi sono dimenticato. Allora, questo è il primo piatto che lui ti porta. Lui ti porta sempre base, il prezzo fisso, una zuppa, diciamo che è un'entrata, un antipasto. Io ho preso una zuppa di carne, qua c'è ancora qualche pezzettino di carne qua di lato, nella quale si mette questo pane arabo che loro ti danno, più il lime, e poi ti porta un succo di frutta qua sempre, te lo porta refill infinito. Abbiamo adesso ordinato, se avete sentito, in spagnolo il piatto principale. Gino si è preso una pasta con l'aragosta che adesso vi faccio vedere. Matteo si è preso una milanesa che sarebbe una fetta di carne in una salsa di pepe buona con vari contorni. E io invece ho preso un taglio di carne che qua si chiama, Solomo, che non so in Italia come si chiama, fatta alla piastra, sempre con vari contorni. Adesso vi faccio vedere, adesso che arrivano mi ricordo prima di mangiare. Eccolo qua, allora Gino si è preso questa pasta con l'aragosta, guarda qua, guarda com'è bella sta pasta con l'aragosta, deliziosa, spaghetti con l'aragosta. Matteo si è preso, qua sono 2 scaloppine con verdure saltate e cose varie, a me una bella fetta di carne arrostita, queste sono sempre verdure saltate, patate fritte, avocado e riso, bella, mo assaggiamo e vi faccio sapere. Eccola qua, è riuscito a mettere a fuoco il pezzo di carne, eccolo qui. Cotto bene, medio, termine medio. Adesso rimetti a fuoco me. Buono.
tutto buonissimo. Adesso andiamo a pagare, così lo vedete stesso voi. Siamo stati tre di noi a mangiare, avete visto quello che ci siamo mangiati. Ah, c'è anche l'amaro. Gracias. Vai Matteo, è buono, eh? Questo è un rum che fanno proprio loro qua, si fa con della frutta, infatti vedete ci sono delle cose in sospensione e la frutta che si scioglie nell'alcol. Vai. È buono ma è fortissimo. Ha pagato Gino, sì. Ecco qua il resto. Muchísimas gracias, hasta luego, mañana. Ciao. Allora raga, abbiamo finito. Stiamo andando, oh, una panza tanto ci siamo fatti. Comunque, forse non si è capito, ma abbiamo pagato 4 dollari a testa. 4 dollari a testa, eh? Potevamo anche prendere direttamente 3 piatti di spaghetti con l'aragusto, sempre 4 dollari ti costava. Entrata, succo di frutta, acqua, e piatto principale 12 dollari tutto. Tre di noi, 3x4, 12. Raga, comunque io alla fine penso che vi saluto qui dalla macchina, perché adesso andiamo a fare altre cose, magari inizio un altro vlog per il canale, quello là Sognando i Caraibi. Io vi ricordo, vedete come sempre Prozis che mi supporta. Se volete acquistare qualunque dei prodotti presenti sul sito di Prozis, aggiungendo il codice sconto di Zapper, tutto maiuscolo, tutto attaccato, otterrete sempre il 10% di sconto su qualsiasi cosa scegliete, più dei prodotti in omaggio, più le spedizioni gratuite, eccetera eccetera. In descrizione trovate i link, il codice sconto e tutto quello che c'è di interessante. E io vi saluto e noi ci rivediamo venerdì con il video horror. In più sul canale, quello là Sognando i Caraibi, se volete andare a vedere qualcosa, trovate i vari vlog di quello che faccio sull'isola dei Caraibi. Vi saluto, ciao ciao.